Hello everyone! Ciao a tutti ragazzi! Sono a Denver, in Colorado, e come avete capito dal titolo, oggi ho un video un po' strano sugli stereotipi. Di solito io sono qui per sfatare gli stereotipi perché, diciamolo, non c'è mai un'affermazione che è valida sempre, si parla sempre di generalizzazioni, però oggi, generalizzando, voglio parlare di 15 stereotipi che di solito gli italiani hanno nei confronti dell'America che secondo me hanno un fondo di verità, diciamolo. Alcuni un po' più profondi nella cultura, alcuni un po' più superficiali. Ma prima voglio parlare dello sponsor di oggi, Ana Luisa. Se mi seguite da un po' ormai lo conoscete, anche perché io indosso i loro prodotti praticamente sempre su YouTube, su Instagram, mi piacciono tantissimo. E oggi sono qui per ricordarvi che sul loro sito c'è il 20% di sconto su tutti i prodotti, perché ci sono i saldi estivi, che sono iniziati già da inizio luglio e che dureranno ancora per tutta l'estate, quindi io vi lascio il link qui sotto. I loro pezzi sono davvero belli. Quelli che ho preso io oggi sono questi tre. Inizio dal mio preferito, lo adoro. Questa collana, questa chain necklace, ragazzi, mi piace tantissimo perché, come sapete, io ho questo stile un po' hip hop, non lo so, mi fa molto figo, anche mi piacciono come sono fatte le maglie. Poi ho preso questo bel anellone, è un anellone davvero, che in questo momento sto indossando all'anulare, però in realtà se lo prendete più grande è carino anche per il pollice o anche per il medio, in realtà è molto bello anche sul medio, diciamo che si vede. E invece per contrastare questi due pezzi un po' più bulky ho preso questo bracciale che è carinissimo, è davvero fine, cioè molto molto elegante, anche se vi vestite in maniera un po' più classica e delicata, questo secondo me fa davvero effetto. Ragazzi, vi ricordo che Ana Luisa si impegna tantissimo nella sostenibilità usando materiali riciclati e a emissioni zero, quindi insomma fate qualcosa di bello per voi o per un vostro amico se state pensando di prendere un regalo, ma fate qualcosa di bello anche per l'ambiente. Iniziamo con gli stereotipi. Iniziamo con uno bello veloce. Numero 1, le red solo cups, che sono quei bicchieroni, quelli rossi che vedete in tutti i film americani, che di solito sono pieni di punch. Corretto, come in tutti i prom, i balli di fine anno nei film, ci sono davvero e sono davvero un po' onnipresenti quando si fa una festa a casa e sono grandi così, quindi capisco perché Brian ogni volta si lamenta dei nostri bicchieri di plastica, che dice: ma perché se voglio un drink devo andare tre volte a riprenderlo? 2. In America ci sono tantissimi pick-ups, like le macchine pick-up. Ragazzi, è vero, cioè in generale le macchine americane sono più grandi, ma logisticamente parlando possono permetterselo perché hanno strade più grandi, non hanno problemi di parcheggio, con delle eccezioni in alcune città, ok? Che da un lato mi fa un po' ridere, perché ogni volta che vedo le persone che girano col pick-up gigante penso, sembra che vi dovete trasferire ogni settimana e che dovete portarvi dietro tutta la casa, però sono comodi, sono comode. Numero 3, ci sono bandiere americane ovunque. Questo è, si sa, no? L'americano patriottico, fiero della madre patria. Non è sempre così, però se guardiamo il numero delle bandiere che si vedono per strada, appese a casa, dai balconi, davanti ai negozi, sono ovunque, ovunque! Un'ossessione per la bandiera americana. Però c'è da dire che la bandiera americana è anche molto carina, secondo me, no? Le stelle, le strisce, i colori. Numero 4. Qui ritorniamo un po' al fatto di spazi. Le case generalmente sono più grandi. Ci sono le eccezioni delle città, ma la casa americana secondo me è effettivamente più grande rispetto alla casa media italiana. È vero, sono fatte di legno. Questa cosa è vera, però sono più grandi, con tante camere da letto, tanti bagni, il giardino davanti, il giardino di dietro. 5. Rimaniamo in tema di case. Sapete cosa sono le mobile homes? Io ci sono stata l'altro anno, ho visitato una mobile home di un'amica. Sono quelle case che sono tipo prefabbricati e che possono essere spostate da uno stato all'altro. Cioè tu puoi prenderle, metterle tipo su un camion e spostarle da un'altra parte. Costano anche poco in generale. Cioè quella che ho visto io l'altro anno, ragazzi, era grande. C'era tipo l'ingresso, il salone, la cucina tutto open space, due bagni, due camere da letto, anche il portico davanti. È gigante e costava tipo 10.000 dollari, non lo so. Esistono. In Italia di solito quando pensiamo ai prefabbricati pensiamo a casette più piccole. Non sono il tipo di casa più comune in cui vivere, però non sono neanche così rare.
6, ce lo dovevo mettere, ragazzi, è vero, in America in generale ci sono molte più persone sovrappeso, molte più persone grandi. Io in questo momento sono in Colorado, che in realtà è lo stato più fit di tutti gli stati, e devo dire che tante persone non solo non sono in sovrappeso, ma sono anche tipo muscolose, palestrate, cioè proprio in forma. Però il Colorado è un po' un'eccezione, in generale le persone sono più sovrappeso in America, è vero. Numero 7. Le strutture, i complessi, proprio se parliamo di struttura della scuola americana, le scuole americane sono più belle. Sto parlando principalmente di licei, perché, ok, anche le università, però lì mi direte, però l'università si paga. Sì, il liceo non si paga, a meno che non vai in uno privato, e le strutture sono fantastiche. Cioè, io mi ricordo quando ho visto il liceo di Brian, di mio marito, sembrava un centro commerciale! A parte l'ingresso che era bellissimo e la mensa che era bellissima, i corridoi, ma poi c'erano proprio strutture per fare ogni tipo di sport. La piscina, il campo da basket, il campo da baseball, il campo da calcio, il campo da football, per fare l'atletica, c'è davvero di tutto! Dove nella mia scuola, se siete di Roma magari la conoscete, l'Orazio, che non è neanche brutta, non ci si avvicina. Non sto parlando della qualità dell'insegnamento, ragazzi, cioè, attenzione, sto parlando della struttura. Le scuole americane, come si vede nei film, sono bellissime. Numero 8, non so se questa cosa la sapete. Avete presente i bagni pubblici? Tipo quelli che ci sono all'autogrill? Ci sono tanti bagni, oppure allo stadio, tu ti chiudi nella tua stanzetta e fai quello che devi fare. In America le porte sono corte. Cioè la porta non arriva fino a giù, o non dico giù proprio chiusura stagna, però in Italia diciamo che c'è tanto così dalla porta al pavimento. In America le porte arrivano tipo fino al ginocchio, che è un po' strano, perché tu vedi i piedi di quello che ti sta vicino, cioè non mi sento così tanto protetta. Avete presente i film dove si passano le cose così dalla porta? È per questo, perché le porte sono così basse. Numero 9. In America si guida tantissimo. E io non sto parlando di tempo passato in macchina nel traffico, no, sto parlando proprio di viaggi in macchina. Se in Italia abbiamo una grande rete ferroviaria, quindi diciamo che se devo andare da Roma a Milano, di solito non guido, io prendo il treno. In America, con l'eccezione di pochi stati come New York e New Jersey, non c'è l'opzione del treno. E quindi gli americani sono molto meno spaventati dai viaggi in macchina di magari 2 giorni, 3 giorni, anche perché l'opzione è volare. 10. In media, e questo parlo proprio statisticamente parlando, gli americani lavorano di più rispetto agli italiani, cioè hanno meno ferie, perché un americano in media ha 2 settimane di ferie l'anno e basta, e è normalissimo. Sì, poi con l'anzianità si possono accumulare un po' di giorni, però in realtà non arrivano mai alle ferie quelle italiane. E anche a livello di ore settimanali, stavo vedendo l'altra volta un articolo che diceva che in America in media si lavora 47 ore a settimana, mentre in Italia è più tra le 35 e le 40. Anche parlando con i miei amici, quelli italiani e quelli americani, vedo che effettivamente meno ferie e giornate lunghe in America. 11. Gli americani sono ossessionati dai denti, da un bel sorriso. Ragazzi, questa cosa è vera. Io ho vissuto in Giappone, dove non credo ci sia molta attenzione ai denti, davvero, molto meno dell'Italia. In Italia, dove sì, un bel sorriso è importante, però non siamo proprio ossessionati in genere. E in America, dove quasi tutti hanno questi denti bianchi, dritti, perfetti, perché vanno spesso dal dentista a fare il trattamento, la cosa, quasi tutti hanno portato l'apparecchio da piccoli. Io per esempio no, sono abbastanza fortunata, però i miei denti non sono proprio perfetti. È vero, non è solo uno stereotipo. Numero 12, la mancia è praticamente obbligatoria. È vero che non è obbligatoria, ma rispetto all'Italia lo è. In America devi dare la mancia, e in genere è anche una bella mancia, soprattutto se vai dal parrucchiere, la mancia è parecchio alta, anche se vai a farti le unghie, è vero. Numero 13. Io ho notato che in America le persone si muovono, si spostano, cioè proprio a trasferirsi, si trasferiscono da uno stato all'altro con molta più facilità. Se voi pensate a quanto è grande l'America, pensate che da New York al Colorado io ci ho messo 4 ore e passa in aereo, e comunque il Colorado non è dall'altra parte della costa, non è costa
est, costa ovest proprio. L'America è enorme e ho notato in questi 5 anni passati con Brian a contatto con l'America che molte persone proprio prendono la decisione, vendono la loro casa, comprano la casa in un altro stato dall'altra parte degli Stati Uniti e nel giro di 3 mesi si trasferiscono. Non c'è, ok, in Italia lo facciamo. Principalmente noto che in Italia sono i giovani a spostarsi di più. In America ho notato che sono anche le persone in pensione, prendono, vendono, si spostano. Persone nel mezzo della carriera lavorativa. Lo zio di Brian ha preso, ha detto ma sì, cambiamo. Nel giro di 3 mesi ha cambiato. Ovviamente questa cosa è aiutata dal fatto che sì, l'America è enorme, ma è comunque un paese, quindi è abbastanza omogeneo anche nella cultura più o meno, nel come funzionano le cose, la lingua, sì, ok, ovviamente è un paese, però se penso anche a una persona di 50 anni che si sposta da Bergamo alla Sicilia, boh, secondo me in Italia lo facciamo un po' di meno e con molta più ansia e paura ed è una cosa molto più lenta. Altri due punti. Numero 14, gli americani sono in generale puntuali. E ragazzi, lo devo dire, cioè io sono italiana e lo so che noi abbiamo lo stereotipo che gli italiani sono ritardatari e secondo me è vero, perché io sono un'italiana puntuale e sto sempre da sola ad aspettare, tranne per una mia amica Ambra, grazie, perché in generale in Italia spesso si va in ritardo, mentre in America no. Anzi, l'altro giorno avevamo una festa, era a cena alle 6:30, partiamo tipo alle 6 e dico a Brian, ma non sarà troppo presto, vogliamo fare quei 10 minuti di ritardo perché è una festa magari anche educato? E lui fa, no no, vedrai che saranno già tutti lì, perché se arriviamo puntuali è tardi. Oh ragazzi, siamo arrivati alle 6:30, erano tutti già puntuali alle 6:20. Mi piace questa cosa, L'ultimo punto, numero 15. Gli americani mettono il ghiaccio in ogni drink che andrebbe bevuto freddo, loro ci mettono il ghiaccio. Io non sono così tanto amante del ghiaccio, conosco tanti italiani che non lo sono, perché nell'acqua me la rende troppo fredda e negli altri drink me li annacqua. Qui invece quasi sempre quando vai al frigo c'è proprio la parte che ti dà il ghiaccio, no? È vero, non è uno stereotipo. Ragazzi, che ne pensate di questo video? Vi ricordo il link di Anna Luisa qui sotto se volete andare a dare un'occhiata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!